queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ezio. Volpe, mi sorprende vederti. Come mai bussi alla mia porta? Aspetta, conosco già la risposta. Come sempre. Vuoi che metta le mie spie al tuo servizio? Lavora per me. E aiutare Machiavelli? No, grazie. Quell'uomo ha tradito il nostro ordine. Gravissima accusa da parte di un ladro. Quali prove hai? È stato ambasciatore presso la corte papale e ha viaggiato come ospite personale di Cesare. E so anche che ti ha abbandonato poco prima dell'attacco alla villa. Machiavelli può anche non piacere a tutti, ma è un assassino, non un traditore. Non ne sarei così convinto. Ah, stai incontrando qualcuno a Trastevere proprio adesso. Vuoi accompagnarmi? Fammi strada. Allora, che cosa ne pensi? Aiuto! Volpe, mio figlio Claudio è stato ferito! Stanno per sparargli. Io uccido questi, va! Pensa agli altri! Nasconditi dalle guardie. Non posso! Mi uccideranno! Sta attento, fa come me. Dietro di me. Thank you.
abbiamo mandato di che ne hai fatto le guardie in campagna. Anche lui ha portato in voi la mano un po' di serra. Claudio! Molte grazie, messere. Non farti vedere per un po', intesi? Le guardie ti stanno cercando. Ho visto dei manifesti. Allora strappali via e dà qualche fiorino agli araldi per comprare il loro silenzio. Oppure potrei eliminare i testimoni. Sai bene come sparire. Vecchio mio. Volpe, ascoltami. Nonostante ciò che abbiamo visto, non hai nulla da temere da Machiavelli. Ne sono sicuro. Ti sono debitore per aver salvato la vita di Claudio. Se credi che Machiavelli sia ancora fedele all'ordine, mi fido. Allora, che mi dici dei ladri? Volevamo far riparare questo vecchio edificio, ma dato che ora lavoreremo insieme, vorrei sapere cosa ne pensi tu. Dobbiamo far sì che i Borgia stiano alla larga. Potremmo farlo sembrare una taverna. Sì. L'idea mi piace. Allora farò così. Dobbiamo pensare. Garantito a vita. Mio caro Ezio, benvenuto alla Volpe Addormentata. La taverna è perfetta. Nessuno sospetterà quale sia il suo vero scopo. Gestiremo le operazioni da qui. Vieni pure da me ogni volta che vuoi. Potrei affidarti incarichi molto utili per la nostra causa in città. Vedo che voi ladri vi fate concorrenza. Puoi partecipare anche tu se vuoi. Magari gli insegnerai anche qualcosa. Ah, dimenticavo, ci occupiamo anche del gioco d'azzardo.
un'ottima fonte di guadagno, anche perché ci assicuriamo che le guardie di Borgia perdano sempre. Un'ultima cosa, mi servono le tue spie per ritrovare la mela. Mi è stata sottratta. Stiamo già passando la città al setaccio. Molto bene. Vieni all'isola Tiberina se scopri qualcosa. Lo farò. Thank you.